Mai più petali di rose e coriandoli per gli sposi a Trani, dove il sindaco Gigi Riserbato ha firmato un'ordinanza con cui si vieta l'uso dei materiali indicati nel provvedimento, anche mediante tubi ad aria compressa, in quanto rilascerebbero pigmenti colorati che deturperebbero e macchierebbero facciate sagrate delle chiese. Quando ho ricevuto dal nuovo rettore della cattedrale, ma più in generale dall'ufficio beni culturali della diocesi, una nota che mi segnalava questo rischio e ho ricevuto poi una successiva nota della soprintendenza che confermava questi rischi anche per il materiale poroso che è appunto la pietra che costituisce questi monumenti, ho ritenuto di dover emettere questa ordinanza che ha uno scopo dichiaratamente preventivo e, ove sarà necessario, anche repressivo. L'ordinanza del sindaco innovatore però in città non ha messo tutti d'accordo. Secondo me fa benissimo, sinceramente. Se è vero, sì. Se non è vero, se è minima la possibilità, no. Poi lasciano tutto sporco vicino alle chiese. Anche se dà una nota di festosità all'evento. Io non mi sembra una cosa così tragica, insomma. Meglio lasciare alle persone di poter esprimere momenti di gioia che sono comunque diventati sempre più rari. L'inosservanza dell'ordinanza comporterà una sanzione che andrà da 25 a 500 euro.